sesta porta comincia ad avere una cornice. Oggi con la firma tra lo sviluppo Pisa, ramo della Pisamo e la CLC che ha vinto la gara, si pongono le basi per la costruzione entro 365 giorni dell'edificio polifunzionale. Sì, un anno per l'edificio più importante, quello dove andranno tutti i nuovi servizi, anche comunali, che saranno riuniti in questa struttura molto moderna, di un'architettura molto bella. E poi inizieranno i lavori per il piazzale dei pullman, per il nuovo parcheggio delle auto, per il parcheggio delle biciclette e per il collegamento con la stazione. È un altro grande lavoro che a Pisa si fa concretamente. Sono contento che appena chiuso il cantiere di Piazza Vittorio Emanuele II oggi si apra davvero questo cantiere, perché si comincia a costruire. E poi sono contento perché alla fine noi ricaveremo risorse per fare un parco verde dove oggi c'è il parcheggio dei pullman, quindi lungo le mura ci sarà un grande parco verde e sarà un po' il completamento del progetto mura che stiamo facendo peraltro col PIUS e con l'aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa. Un progetto da 30 milioni di euro che verrà realizzato, come sopra accennato, dalla CLC, la cooperativa lavoratori della costruzione che ha vinto la gara e che il Comune praticamente si autofinanzierà tramite la Pisamo e la vendita in parte già avvenuta di immobili. Ma l'amministrazione comunale non si ferma qui e vuol coinvolgere anche le Ferrovie dello Stato, come spiega il sindaco Marco Filippeschi. Io ho proposto anche alle Ferrovie un collegamento fra questo nuovo edificio e queste piazze e la stazione, perché la parte che sta dietro il dopolavoro ferroviario può essere molto qualificata e le Ferrovie possono avere un interesse a riqualificare anche la struttura del dopolavoro, rendendola più vitale più bella. Quindi tutto si recupera in questa zona e ricordo che faremo anche un nuovo collegamento tra la piazza Vittorio Emanuele e la stazione.